Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo episodio di The Sims 3. Oggi vediamo una giornata tipica di lavoro di Emma, perché si è recata per il primo giorno al lavoro, perché lei fa la stilista e quindi lavora appunto qui. In questo posto c'è, se non sbaglio, la parte stilista e anche chi si occupa di tatuaggi. E noi invece ci dovremo occupare di questo negozio, chiamiamolo negozio, non saprei che altro nome dargli. E qui appunto ci occuperemo dei vari incarichi. Gli incarichi ce li abbiamo qui e dobbiamo fare un nuovo guardaroba per Patricia Bedlington. Quindi dobbiamo fargli un nuovo abito quotidiano, 2 da notte, 2 formali e 2 costumi da bagno. Quindi direi di iniziare. Chi è Patricia Bellington? Non lo so. Quindi offri di rifare il look a... Ma non lo so. Ma dov'è Patricia Bellington? Vediamo. Oddio, non mi ricordo più. Ah, no, ecco. Eccola qui. No. Ma scusate, dov'è Patricia? Questa Patricia io non la vedo da nessuna parte. Perché di solito me lo dà, cioè me lo segna. Forse questa, no? No? Un cavallino! Sì, perché qui ci sono i cavalli. E... magari lei, Patricia? No? Che carino! Forse... Oh! No, tu sei Patricia... Ma questa è incinta! Ma non è che Patricia... Nuovo guardaroba per Patricia Bedlington. Ma non c'è sta Patricia? Eccoti! L'abbiamo trovata! Allora, offri di rifare il look a Patricia! Patricia, ti stavamo aspettando! Vieni, ciao, vieni che ti rifaccio il look. Oh, ma questi due che ballano? Scusi signora, ma è tuo marito, spero, o no? Penso di sì, perché è un abbraccio romantico e tutto. Tu? Dove vai? Eccola qui. Con il look da lavoro. Magari glielo modificherò il look da lavoro, perché in The Sims 3 si può modificare anche il look da lavoro. Ecco qui che gli dà tutte le informazioni utili per rifare il look. Che faccia? Guardi signora, non si preoccupi, è in buone mani. Ecco qui, ho fatto tutti gli outfit che mi ha chiesto. Quindi 2 costumi da bagno, uno è questo qui, molto semplice, l'altro questo. Molto carino. Poi 2 abiti formali. Uno è questo con il pantalone, molto elegante. E l'altro è questo qui, molto più sensuale, di colore rosso, bellissima. Non ho toccato i capelli perché non mi ha chiesto nessuna nuova acconciatura. Poi mi ha chiesto 2 abiti da notte. E abbiamo questo qui e il secondo è questo. Non si sa mai. E il terzo e ultimo, no, il quarto e ultimo è un abito quotidiano. Quindi gli abbiamo anche rinnovato un abito quotidiano. Io il suo gliel'ho tenuto, gliel'ho aggiunto uno. Non so se ho fatto bene o fatto male, ma adesso vedremo se gli piace alla nostra sim. Vabbè, questo era il suo che era orrendo, gliel'ho tenuto e adesso vediamo quello che gli ho messo io.
Eccolo qui, molto semplice e comodo. Vediamo adesso se questa sim gli piace il look che gli abbiamo confezionato. Ma noi non ti abbiamo messo così! Non è vero, noi ti abbiamo vestito così! Mi scusi signora, abbiamo fatto un danno! Ma che cosa gli è successo? Signora, noi non abbiamo fatto niente. Cosa succede? Ha raggiunto l'ufficio affari appena in tempo e ne ha registrato numerose prove che permetteranno di tenere i criminali in prigione per un bel pezzo. Ottimo lavoro, nessuno deve danneggiare il commercio legale di gnomi. Come premio il tuo rendimento lavorativo è aumentato, anche le tue relazioni personali sono migliorate. Pare che il capo abbia un debole per gli gnomi. Ah già, questo è perché abbiamo raccolto le prove. Emma non ha rifatto il look a Patrizia come richiesto, ma io non gliel'avevo messo così. Vediamo che cosa ci dice. I bambini sono divertentissimi, sono pieni di energia e curiosi di tutto. Mi piacerebbe molto divertire il mio piccolo tesoro. Potresti crearmi un guardaroba vivace e giocoso, ma senza strafare? Non vorrei che poi mi candidassero a qualche reality show destinato a chi veste male. Almeno suo figlio si divertirà vedendo la conciata in questo modo. Ok, va bene. Comunque lei mi sembra molto contenta. Ok, mentre attendiamo altre persone, io... direi... Ah, stiamo parlando con sta tizia. Io direi di scartare sto bozzetto. Basta parlare. E niente, fai una bella ricerca sulla moda. Christopher è uscito dal lavoro. Intanto che lei al lavoro sta facendo i bozzetti, io magari con Chris andrei, verrei qui prima di tutto a farsi il tatuaggio, quindi non venire a casa, vieni direttamente qui e chiediamo di rifarci il tatuaggio. Quindi intanto veniamo qui perché lui vuole farsi il tatuaggio. E poi magari possiamo uscire con Philip e andarci a bere un qualcosa da qualche parte. Perché no, alla fine. Tu intanto lavori fino alle 19 e facciamo i bozzetti, ecco. Aumentiamo un pochino qua l'esperienza lavorativa e arricchiamo un po' il bozzetto. Ma si divertono qua, cos'è? Una specie di discoteca. Ah, eccolo qua, Chris. Ok, come devo fare per farmi fare un tatuaggio? Il City Sim deve togliersi gli abiti. No, no, perché devi rimuovere i tatuaggi? No, non voglio farti rimuovere il tatuaggio. No, 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 no. No, no, cosa fai? Che cos'è sta cosa? Aspetta, cambia abito. Magari devo stare in costume da bagno? Ecco, sì, devo rimanere in costume da bagno e ci facciamo fare un bel tatuaggio. Scusi, mi fa il tatuaggio per cortesia? Vorrei un bel tatuaggio. Che cavolo di macchina è? Che facce? Signore, è sicuro che vada tutto bene? Eccola qua il nostro Chris.
Ve lo faccio anche vedere da vicino perché mi sa che non ve l'ho mai fatto vedere in CAS. E niente, facciamo, vediamo un tatuaggio dove lo possiamo fare. Pensavo sul cuore e magari vediamo dove. Ah no, me lo fa proprio in centro. No, no, allora no. Facciamolo sul braccio. Però l'altro braccio. E gli facciamo una bella rosa, dai, una rosa, rosa passione. Magari lo ridimensioniamo, lo facciamo un po' più che si vede. Ecco qui, il nostro Chris, che di qua abbiamo la rosa, rosa amore, ecco, rosa passione. E qui abbiamo una scritta, non so. Lui è appassionato di tatuaggi e così abbiamo esaudito comunque il suo desiderio. Ecco qui. Appena ricevuto il suo primo tatuaggio, in verità il secondo. Ecco qui il tatuaggio. Grazie, grazie mille. Ringrazia, bravo. Ringrazia. Grazie, è stato davvero gentile. Tu cosa stai disegnando, Boo? E cambiati d'abito e mettiti gli abiti quotidiani. Oba Frank Luber. Questo. Nazi, Nazi Zazil. Fesu Curda. Ma, Dani. E invitiamo ad uscire questo il nostro collega e vediamo dove possiamo andare. Magari al karaoke, c'è cioè il mini magazzino, tipo una discoteca, penso. Qui c'è la società storica, penso che sia un museo. Ah, questo è anche il Salone della Beverate. Magari qua si beve. Qua il negozio di oggetti usati. In piscina direi proprio di no. La biblioteca. Io direi di. Ah, questo è il deposito di rottami. Poi abbiamo la taverna di Varga, ma qua. No, qui abbiamo attrazione storica nazionale, albero del carnefice, direi proprio di no, il cimitero neanche, e il parco delle esibizioni, direi proprio di no. Poi qui davanti a casa nostra c'è il festival, però piove e c'è il campo equestre. Ah, c'è anche qui, qui abbiamo la caffetteria, qui abbiamo la spiaggia e qua l'elisire e articoli vari. Allora, io andrei qui dove siamo noi e andrei al Salone della Beverate. Ma sì, dai, proprio qui vicino, ci andiamo a bere qualcosa. Vediamo se Philip accetta. Certo, mi sembra divertente, ok. Così usciamo con Filippo. Intanto lei fa i bozzetti, comunque deve lavorare. Ok, vediamo dov'è il nostro amico. Ah, ma c'è persino il buttafuori. Ma questo è esclusivo come posto. Oddio. Perché c'è Christopher Allen? E io sono Christopher Allen. Oddio! Vabbè, non facciamoci domande, facciamo finta di niente. Ah, c'è anche il mixologo. Sapete che non mi ricordavo del mixologo? Ma il nostro amico. Oh, eccolo. Bevande economiche, è iniziato pure l'happy hour. Ok, accetta di chiacchierare. Chiacchieriamo con il nostro amico e ordiniamo una bevanda. Ci beviamo. No, dove vai, signora mixologa? Vabbè, amichevole. Impariamo a conoscere. Balla insieme, direi no. Magari facciamo. Racconta una barzelletta sul lavoro. Ah, è tornata. Formiamo anche un gruppo, sì. Ah, signore mixologa, paga un giro di bevande, dai, paghiamo un giro di bevande per tutti. Amichevole.
Paina sua dente conversazione, vero? Perché a lui gli piace chiacchierare. Lei sta continuando il bozzetto, ok? Parla della famiglia. Un giro di bevande per tutti, signora. Siediti, amico mio. Importuna, no. Buffo. Magari poi facciamo una sfida. Oh, ma questo è un videogioco. Gioca la vendetta di Darwin. Che bello sto posto. Mi piace. Per andare a fare... guardate che belle bevande. Dai. Bevi annegando i dispiaceri. Porta, ne diamo uno a Philip e poi ne beviamo uno noi. Anneghiamo i dispiaceri. Ah, lei sta tornando a casa, va bene. Ok, adesso gli diamo uno a lui. Niente. Ah, porci la bevanda. Eccolo qua. Tieni, amico mio. Bevi e annega i dispiaceri. Anch'io me ne prendo uno. Magari... cosa gli possiamo chiedere? Dai un 5. Buono? Esalta le forze dell'ordine e poi lo salutiamo perché si sta facendo tardi. Magari spettegoliamo al lavoro, eccetera. Chiedi dell'alma mater. Penso che l'alma mater sia la scuola. Non riesco a crederci. Oni Darnell l'ha fatto la corna a Chuck Hobby. Ah, qua si dicono le pettegolezzi. Ok. Voglio sapere solo se... non sappiamo se è single. Ha fatto la scuola militare, lui. Complimentiamo e poi lo salutiamo. Raccontiamo una storia drammatica. Dai, lodiamolo e... Dio un amico quanto elegante, no? Dai un regalo. Impariamo a conoscere. Dai, è stata bella questa serata tra amici, tra uomini. E niente, poi diciamogli arrivederci. È stata una bella serata. Grazie mille, Philip. Ma è meglio che torni a casa perché sono le 22 passate. Partecipare a una rissa da bar. Che splendida uscita. Tutti sono rimasti soddisfatti. Saranno entusiasti a uscire ancora. Ok. Ha ricevuto il diploma. Tu sai bene come ci si diverte. Chiamami quando vuoi per divertirci o combinare qualcosa. Dai, abbiamo incontrato un amico. Ok, un po' inquietante che c'è un altro Christopher. Dai, è esausto, basta, non ce la fa più. Però dai, abbiamo fatto amicizia, ecco. Questa è una cosa bella. Intanto vediamo la nostra Emma a casa. Ah, lei è andata a dormire, era stanca. Eh sì. Quindi ci occupiamo di lui velocemente. Torna a casa. Ha fame, mangiamo, magari fai un pasto veloce, un'insalata, vai in bagno e poi lo mettiamo a dormire anche lui. Dai. Però che bello che abbiamo trovato un amico, infatti sono già diventati amici. Anzi, gli mandiamo un SMS amichevole e diciamo grazie per la serata, è stato divertente, e ci vediamo in ufficio domani e poi va a dormire.
Infatti qui, bella uscita, l'uscita è stato uno sballo, ci siamo divertiti molto insieme. Nuova amicizia, entusiasmante conoscere un nuovo sim e stringere in fretta una relazione sufficientemente salda da potersi considerare amici. Ma dai. Ha fatto una bella amicizia. Ah, qua c'è, vero, la nostra piantina. Bene, abbiamo messo a letto il nostro Chris e la nostra Emma, le abbiamo seguiti in questa bella giornata, abbiamo visto la nostra Emma al lavoro che ha creato un disastro, questa Patrizia si vede ancora qui con il trucco tutto sbavato, bellissimo. E siamo ancora lontani ad aumentare la nostra esperienza lavorativa, ma ce la faremo, ce la faremo. Invece lui ha trovato un amico. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa puntata e la nostra coppia riuscirà ad avere sto benedetto figlio che desiderano così tanto, tutte e due vogliono avere il primo bambino, il primo, quindi vuol dire che vorranno il secondo, il terzo, non lo so. Io vi ringrazio tantissimo di aver visto il video fino a questo punto, vi ricordo di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, io vi mando un grosso bacio e alla prossima, ciao!